Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Stranded Deep. Ragazzi, siamo, credo, al finale e speriamo di esserci perché ho fatto... dove cazzo è? Ho fatto una tanica completa al 100% di carburante e una al 50%. Quindi, adesso che abbiamo la tanica e il cibo, credo che l'avevamo finito, l'avevamo portato, l'acqua. Ce n'ho... Una bottiglia da 5, una da 3, spero basti. E basta. Vabbè. Avevo appeso questi cosi qua che non stanno più appesi. Però vabbè. È un casino, ragazzi, appenderli, sti affari. Io sono tipo i trofei che degli squali, dei boss che abbiamo eliminato. Però vedete che è un delirio. Io li avevo appesi tutte e tre, maledizione, sti cosi, perché non avevo niente da fare in pratica, ho solo aspettato che si facesse il carburante. Niente di che, poi ho fatto così, tac, niente. Così, tac, là, niente, non c'è rimasto. Aspetta, e tac, così, eccolo, vedete. Infatti ci sta. È un delirio appendere ste robe, quindi, anche no, grazie. Tu puoi anche stare qua. Esatto, no, scusa, magari qua così. Ecco, al rovescio, così, perfetto. Ero riuscito ad attaccare praticamente solo lo squalo, ma vabbè. Ok, cioè anche gli altri però si sono staccati, non ho capito, vabbè. Chiodi, balordi. E io aspetterei, ragazzi, che facesse un attimo giorno prima di partire, insomma che faccia giorno prima di partire. E niente, siamo in partenza. Cosa facciamo? Andiamo verso... Qua vedete che sto ancora coltivando le patate, un sacco di... Che cazzo fai? Ho un sacco di... Di acqua lì dentro. Ok. Come stiamo messi? Vabbè, col cibo va bene. E che ne dite? Aspetta un attimo, se facciamo dell'altro. Ma penso di no. Penso che se io mi spacco questa noce di cocco qua, poi faccio così. Ops, la bevo. Droppo. Spacco. Prendi, prendi. Magna, magna. Come stiamo messi? Ecco, vedete, a cibo stiamo messi bene. Acqua invece, una, due, una, due. Li prendiamo da qua. Sempre se. Una, due, tre, quattro. Una. Cazzo. Due. Vabbè, basta. E ragazzi, oggi, allora adesso, visto che si è fatto giorno. Prendo il girocottero e vado verso nord, sperando... Anzi, prima salva. Salviamo, va, perché sicuramente questo, ragazzi, è un viaggio senza ritorno. Allora, salva. Ok. Qua sicuramente è un viaggio senza ritorno, quindi... Prendiamo il girocottero e andiamo verso nord. Quella madonna. Vai, decolla. Mamma mia. Proviamo a vedere se ci arriviamo. O al massimo fin dove arriviamo, eh. Verso nord ci dovrebbe essere la barca. Io mi azzardo, eh. Oh, che cazzo, cazzo è successo? Perché? Troppo in alto? E siamo andati troppo in alto. Sì, andiamo troppo in alto. Vabbè, non è consentito andare così in alto. Va bene. Oddio, va bene. È una minchiata, ma ok. Boh. Eccola là, la vedo la nave, signori, signori. Attenzione, attenzione. Consuma come... Non lo so. Un ubriaco consuma la vodka, guarda che roba. Che ho a litri. Andiamo verso sta barca. Vediamo un pochetto. Poi noi col giricottero potremmo anche atterrare su quelle rocce, capito? Però vabbè. Lo farete voi, ragazzi. Io me ne voglio andare da qua.
se ci arrivo sempre. Vedere se ci arriviamo. Sicuramente non torniamo indietro. Allora. Vai, vai. Oh, il carburante. Forza. In volo ragazzi. Abbandoniamo l'isola in volo. Ecco perché non possiamo abbandonare sti cacchio di isole con sto coso. Porca miseria. Fa un chilometro con 24 litri. Ma che roba. Allora, noi qua più o meno ci siamo, eh. Ci arriviamo, ragazzi, secondo voi? Ma secondo me no. Devo riuscire ad atterrare anche sopra, ma... E forse è pelo pelo. Ah, ok. Per farcela ce l'abbiamo fatta, eh. Eh sì, pelo pelo arriviamo in riserva, praticamente. Allora. Lì, barili. Ma speriamo di farcela soprattutto con l'acqua, perché... La sali un attimo. Ok. Non è che vogliamo esplorare questa nave sopra, che... Non l'abbiamo mai vista. La madonna, ho capito. No, non è previsto salire là. Va bene. Allora, parcheggiamoci qua. E giù. Voilà. Spegni il motore. Fantastico, fantastico. Ma che casino che fa sto motore. E noi andiamo qua all'aereo. Attenzione. Qui dovevamo rifornire di cibo, ma ce l'abbiamo. Ok, perfetto. Qua accumuliamo acqua. Ah, un po' ce l'avevamo già messa. Quella madonna. Ma ce la facciamo? Ma me l'ha usata tutta, cazzo. Me l'ha vuotata anche questa? Cavolo, sì. Porca miseria, pelo pelo. Come il carburante. Speriamo che il carburante basti. Il carburante. Io qua cosa ho? Una tanica da 100. Vediamo. Cazzo. Tanica da 50. Merda, non è basta. Due taniche servono, piene. Porca mignotta. Eh no, raga, non va bene. Non va bene. Porca trota. Ricarico la partita, ragazzi, e poi... Esci. Faccio queste altre due taniche. Ok, eccomi qua, ragazzi. Sono di nuovo in volo. Ho fatto la tanica che mi serviva. Cioè, l'ho riempita completamente. Adesso dovremmo essere a posto. Sto di nuovo tornando alla bagnarola. Ah, eccoci qua. Ok. Ecco qua. Là. Parcheggia. Voilà. Che roba, aspetta un attimo. Si può? Attenzione, si può. Easter egg? No, ma che delusione. Che delusione totale, però, cioè... Che roba. Mamma mia. Potevano impegnare a metterci qualche... No? Qualche segretuccio, in modo anche solo, che ne so... Boh. Una... Aia.
Ok. Questa non è una grande idea. Scusami, eh. Credo che ci moriamo. È così? Ecco. I danni da caduta non me li aspettavo, tra l'altro. Si deve rinfrescare, ma adesso usciamo da qua. E ci rinfreschiamo e come? Ma che roba? Bam. Ora, acqua. Ce l'abbiamo. Dov'è l'altra? E boom. E qua stiamo a posto. Carburante, ce l'abbiamo. Boom. Boom. Fanculo! Addio, taniche di merda! Ok, meno male. Ah, fanculo. Porca puttana. Vabbè. Che devo fare? Penso sia pronto. Torna a casa. Tieni premuto. Interact, tieni premuto. E per torna a casa. Torniamo, ragazzi, che stiamo a fare. Ah, vai. Vediamo. Torni a casa? No, ho paura. Ma cosa? Ma come fino adesso? Dai, sì! Torno a casa. E cazzo. Cazzo è? Oddio. Per un attimo il sole è impazzito, avete visto? Oh. Vabbè, potevi chiudere il coperchio lì. No? Che dite? No, non poteva chiuderlo. La paperella? Funziona? Fa un cazzo qua. Quindi? No. L'ho riparato. Che succede? Ma devo farlo io? Tieni premuto E per accendere il motore. Ah, devo farlo io. Beh, è una figata se devo farlo io, però. Vabbè. Tieni premuto E. Non è una cosa così complicatissima, eh. Ok, ora. Paperella. Devo fare. Ah, rimango a guardare la scena. Chiudi la cabina di pilotaggio. Vabbè, potevi direttamente metterla su, no? Vabbè. Chiudi la cabina di pilotaggio. Oh, bello però il rumore che si attenua quando chiudete. No, che dite? Che ho tirato su qua? Ho tirato su una cosa. Attiva binario. Beh, non è che vedo chissà che. Ah, ok. È un volo charter questo? Siamo sicuri che sia. Avvia il motore, ma è già avviato. Do potenza forse. Sì, va da manetta. Forza. Che succede? Mamma mia, trema un po', eh. Però fidatevi che è sicuro. Parti. Mamma mia, la rampa. Porca miseria, è partito a bomba proprio. Oh! Che cazzo! No, vabbè, dopo tutto sto casino. Oh, prendi. Decolla! Ok. Vai. Vai, 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 cazzo, vai. Non è molto stabilissimo. Fidatevi, fidatevi. Siete in buone mani. Oh, cacchio. Ma ce l'abbiamo fatta? Forse ce l'abbiamo fatta. C'è ancora un po' di turbolenza, ma è normale, penso. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Yes! Cioè, quindi è finito. Giusto? Ce l'abbiamo fatta? 3 ore dopo? Ah, stiamo ancora in volo, 3 ore dopo? Ma dove cazzo era la terraferma? Il continente, dove era? Scusate. Ah, mia, è notte. Achievements sbloccati, un casino di robe. Ah, ma siamo noi? Che siamo sempre noi, cacchio. Oh, guarda qua. Vabbè, ma che dobbiamo fare noi? In teoria. Niente, guardiamo avanti e basta. Ok. Vada. Oh! Ma quante cazzo di probabilità c'erano? Scusate. Ma come? Eh? What? Ma che cacchio di finale di merda è?
Eh no, ma mi sono fatto un culo così. Ma dammela una soddisfazione, no, niente, ma che, ma mai una gioia, vabbè. No, no, mi piace il fatto che, quindi cosa voleva dire? Che è un tipo loop temporale, cioè noi caschiamo con l'aereo e l'aereo si è, che dove noi eravamo su, si è rotto perché noi stessi ci siamo schiantati sull'aereo e poi quando noi ripariamo l'aereo per andarcene ci rischiantiamo sullo stesso aereo con cui siamo cascati. Non lo so, però a me pare una cagata il finale così. A me pare una cagata. Poi voi non lo so, no, ragazzi, cioè non... Ma perché? Cioè, che senso ha? Cioè, l'unica spiegazione che trovo è un loop temporale. Però, cioè, cioè, a me non piace, non fa cagare il finale così. C'è un gioco di sopravvivenza e mi vai a mettere delle cose di fantascienza, dai. No? Che dite? Cioè, per carità, The Forest ci sta perché esperimenti elettromagneti potenti, ok, va bene. Tutto quello che volete. Però qui no, cioè qua non ha senso. Questo non è... Vabbè. Il finale a me, ragazzi, sinceramente, non è piaciuto. Il gioco, se consideriamo l'età che ha, non è un granché. Sì, per carità. Divertente. Tutto quello che volete. Però snervante su certi punti, su certi aspetti. Molto snervante. Perché in pratica, ragazzi, io per fare la benzina non ho fatto altro che mettere le patate dentro, aspettare. Col gioco acceso sono andato a fare i cacchi miei in giro. Ogni tanto venivo qui al computer, sistemavo il personaggio acqua cibo, aspettavo ancora. Andavo giù, che ne so, in casa mia, andavo giù a fare delle robe sul banco da lavoro. Cioè, questo è. Cioè, il gioco non è... Secondo me si poteva velocizzare un po' quel processo lì. In pratica noi giriamo per cercare di, in tutti i modi, di arrivare a quest'aereo. E una volta arrivati non abbiamo risolto praticamente niente. Non so, raga. Boh, voi fatemi sapere la vostra nei commenti perché a me, lo dico qui, è una cagata pazzesca. Ma il finale, è una cagata pazzesca. Il gioco si potevano concentrare un po' di più visto che è passato un botto da quando è uscito. Cioè, siamo ancora alla 0.88 punti. Cioè, siamo ancora alla 0.80. Cioè, non è ancora in fase definitiva il gioco. Ma dopo 5 anni. Ma facciamo la fine di. Cioè, abbiamo praticamente fatto la fine di 7 Days to Die. Quando il gioco praticamente lo rilascerete, maledetti, non se lo inculerà più nessuno. Bene. Ragazzi, io dichiaro conclusa qui la nostra avventura con Stranded Deep. Come detto ancora una volta, fatemi sapere la vostra. Io per adesso vi saluto. Non vedete i giorni che sono sopravvissuto perché ci sono io davanti. Vabbè, comunque ve lo dico io, sono 58. Vabbè. Ciao, raga. Ciao. Ma che cazzo?